considera anche una cosa molto importante, che noi dimensioniamo magari per 8 ventil convettori e poi in estate ci ritroviamo che la famiglia utilizza solo 3 ventil convettori perché gli altri non li vuole utilizzare. Ecco, anche questo è un problema, perché tutto è stato dimensionato per 8 e poi ci troviamo a lavorare solamente con 3. Ecco che ancora una volta il puffer di acqua tecnica ci viene in aiuto per questo. Considera una cosa molto importante, che la pompa di calore d'estate, qualsiasi marca, modello di pompa di calore, quando inizia a lavorare in raffrescamento deve rimanere accesa per almeno X minuti. Cioè deve dare la possibilità alla pompa di calore che tutto vada in equilibrio, che tutto il circuito frigorifero assieme a quello idraulico, quindi dell'acqua fredda, vada a regime. Poi si può spegnere. Cosa significa? Significa che se ho una pompa di calore ad esempio da 10 kW e ho solo 2 ventil accesi che mi portano via ad esempio 3 kW di energia per raffrescare casa, la pompa di calore non fa neanche a tempo ad accendersi, che dovrebbe già spegnersi dopo 30 secondi, perché l'energia spillata dall'impianto è veramente poca. Ma essendo che la pompa di calore deve stare accesa per X minuti, altrimenti dopo poco tempo la butti nel cassonetto, ecco che continuerà a rimanere accesa e la temperatura dimandata dalla pompa di calore, se prima era stata impostata, non so, ad esempio a 12 gradi, continuerà a scendere, perché lei rimane accesa anche al minimo, ma da 12, 11, 10, 9 e sotto una certa temperatura, tipicamente intorno ai 7, 6, massimo 5 gradi, lei si deve assolutamente spegnere, altrimenti c'è il rischio di congelamento dell'acqua, che magari non è che a 4, 5 gradi si congela l'acqua, ma nello scambiatore a piastre all'interno della pompa di calore, dove ci gira gas particolarmente freddo, lì potrebbe iniziare a cristallizzarsi la parete. E poi, non ti dico, i problemi che potremmo avere. Quindi tutto questo può essere risolto grazie a un bel puffer di acqua tecnica. Poi abbiamo invece un'altra soluzione per poter raffrescare casa, utilizzare il sistema radiante, cioè il sistema a pavimento piuttosto che a parete o a soffitto. Naturalmente il sistema a soffitto con l'avanzamento della tecnologia è il più confortevole al giorno d'oggi per fare anche il raffrescamento. Ecco che qui abbiamo invece un gran contenuto d'acqua nell'impianto, molto di più rispetto agli altri terminali. Ecco che il puffer viene sempre dimensionato, però in volume sicuramente minore rispetto all'altro caso. Pro e contro delle due tecnologie. Diciamo che il sistema ad aria ti obbliga a fare un altro impianto, perché devi fare tutta la distribuzione e l'emissione con un nuovo sistema. Invece con il radiante, soffitto pavimento, utilizzi lo stesso dell'impianto di riscaldamento. Il sistema radiante, a mio avviso, per come percepisco io il comfort, quindi è una cosa assolutamente soggettiva, sono migliori, perché entri in casa e hai questo effetto di fresco che ti circonda, no? Sembra come essere in montagna. E senti tutto bello fresco, non hai quella condizione dove l'aria fredda ti viene qui tra capo e collo. Però ha anche il fatto che bisogna tenerlo spesso acceso, un po' come in riscaldamento, anche in raffrescamento un sistema radiante ha la necessità di rimanere acceso per lunghi periodi, quindi non è che posso tornare a casa dal lavoro alla sera e accendere l'impianto di raffrescamento a pavimento o a soffitto e raffrescarmi nel giro di un quarto d'ora, cosa che invece posso fare con un sistema ad aria. Quindi anche qui dipende un po' dalle tue abitudini, da come utilizzi la casa, da come vuoi vivere la casa. Attenzione a una cosa però, che se utilizziamo un sistema radiante dobbiamo deumidificare, perché ovviamente c'è la possibilità che si crei condensa, l'alta possibilità che si crei condensa, soprattutto con temperature e umidità molto molto elevate in ambiente. Quindi dobbiamo prevedere per forza un deumidificatore. È vero che qualcuno prova a raffrescare il pavimento mandando magari acqua a 22 gradi e quindi evitando il punto di condensa, ma diciamocela tutta, quando fa caldo caldo devi per forza deumidificare e andare giù di temperatura anche sull'impianto. Allora, come possiamo deumidificare? Quindi apriamo il capitolo deumidificatore. Beh, ci sono anche qui diversi modi per deumidificare. Il primo è utilizzare classici ventil, cosa che non amo particolarmente, quindi il ventil che abbiamo visto prima potrebbe essere utilizzato come deumidificatore,
non abbiamo un controllo puntuale dell'umidità e lo svantaggio più grande è che dobbiamo buttare acqua fredda, lanciare acqua fredda, molto fredda all'interno del ventil per poter deumidificare. Non posso mandare acqua a 12-13 gradi e pensare di deumidificare tutto un ambiente dove c'è un radiante che mi sta raffrescando. Quindi, a mio avviso, scarterei questa prima ipotesi. Ci sono allora dei deumidificatori, possono essere messi a incasso, nel controsoffitto, insomma, ci sono delle più svariate possibilità, che vanno collegati direttamente all'impianto radiante, quindi all'interno del deumidificatore, attraverso il collettore, ci gira la stessa acqua dell'impianto radiante, che può girare a 16, 17, 18 gradi, giusto per darti un'idea, e hanno un piccolo compressore al loro interno che la raffredda ulteriormente in modo da poter deumidificare l'aria. Questi hanno un controllo puntuale dell'umidità, quindi proprio sono nati per fare questo, si accendono, si spengono e modulano la potenza e quant'altro in base al livello di umidità che abbiamo in ambiente. Questo mi permette di far lavorare la pompa di calore a una sola temperatura di raffrescamento, cioè quella che usiamo nel radiante, soffitto, pavimento, parete, quel che è, e non mi obbliga a fare due temperature di raffrescamento, magari una per il radiante e una per il ventil che andrebbe giù a 7-8 gradi per poter veramente deumidificare se non sono dimensionati bene. Con tutti poi i problemi del caso che iniziano a gocciolare l'impianto in centrale termica e dove non è stato isolato e coibentato bene, perché ovviamente con acqua molto fredda la possibilità di condensa nelle tubazioni è molto molto alta se non viene coibentato bene e se il grado di umidità, soprattutto in centrale termica, è molto elevato. Un'altra possibilità è quella di utilizzare anche la ventilazione meccanica controllata, cioè la VMC, per poter deumidificare. In questo caso, se stai ristrutturando pesantemente l'abitazione piuttosto che costruendo casa nuova, puoi utilizzare anche la VMC, che avrà però una parte dedicata alla deumidificazione. Perché? Perché la portata d'aria, cioè quanta aria passa all'interno della VMC per deumidificare, non è la stessa quantità d'aria che serve per il cambio d'aria con l'esterno. Perché per deumidificare devo lavorare molta e molta molta più portata d'aria. Ecco che quindi tendenzialmente nella VMC si fanno due canali separati, uno per il ricambio d'aria e uno per la climatizzazione, in questo caso per la deumidificazione, con due portate d'aria separate. Anche qui allora puoi utilizzare lo stesso impianto per aiutarti a deumidificare, oltre che fare anche naturalmente il ricambio d'aria. Bene, prima di parlare di costi facciamo un riepilogo. Concentriamoci sul tipo di generatore, se è una versione splittata o se è una versione monoblocco, sapendo che da una parte il collegamento è con il gas, dall'altra è con l'acqua. Una volta entrati in casa, in centrale termica, dobbiamo capire che terminali utilizzare, se terminali ad aria, quindi classico split idronico, oppure a espansione diretta se lo posso collegare direttamente nella macchina splittata, e oppure se utilizzo del radiante a soffitto, a parete, a pavimento, che collego in questo caso nell'unità interna, sia nella versione monoblocco che nella versione splittata. Mi raccomando, nel primo caso, all'utilizzo del puffer utilizzato e collegato in maniera corretta. Abbiamo fatto un video dedicato a questo e comunque ogni impianto deve essere costruito proprio su misura, come un vestito. Poi, se utilizziamo lo stesso impianto a pavimento o radiante per raffrescare, ricordiamoci che dobbiamo deumidificare, quindi possiamo deumidificare con dei semplici ventil, cosa che sconsiglio perché dovremo buttare al loro interno acqua troppo fredda con tutti i problemi del caso, condensa, consumo maggiore della pompa di calore, attacca e stacca e quant'altro, oppure dei deumidificatori dedicati che hanno il loro compressore, utilizzare altrimenti lo stesso impianto di VMC. In termini di costo, consideriamo che se vogliamo raffrescare casa con il ventile piuttosto che lo split, dobbiamo aggiungere questo tipo di impianto, che bene o male costa tanto quanto aggiungere i deumidificatori al nostro impianto di raffrescamento a pavimento o a soffitto. Quindi il costo di una soluzione o dell'altra più o meno si equivale, perché è vero che i ventil costano
meno rispetto a un deumidificatore, ma devo metterne di più, quindi c'è più lavoro, c'è più manodopera, ci sono più tubazioni. Il deumidificatore costa di più perché a livello tecnologico è più importante, ho meno lavoro da fare, devo metterne uno per ogni macro zona, perché lui lavora una certa quantità d'aria, non è che questo può essere sufficiente per tutta la casa se mi trovo su una casa da 300 metri quadri. Oppure utilizzo l'impianto di VMC, che anche in questo caso, se ho una VMC tradizionale che mi fa solo ricambio d'aria, aggiungendo tutte le batterie e tutti gli accessori per fare anche la deumidificazione, mi viene a costare tanto quanto un deumidificatore separato all'incirca. Quindi a livello di costi stiamo dicendo che più o meno una o l'altra soluzione costano all'incirca uguale. Ovvio che se ho un impianto a radiatori non posso utilizzare i radiatori per raffrescare, quindi non posso deumidificare, in questo caso per forza di cose devo andare su sistemi ad aria, quindi che siano split piuttosto che ventilatori idronici. Ecco, spero che con questo video abbiamo fatto un po' di chiarezza su sistemi di raffrescamento attraverso la pompa di calore, cose che in effetti ne ho parlato poco nel tempo perché ci siamo sempre concentrati sul riscaldamento. E se vuoi trasformare anche tu la tua casa in 100% elettrica, beh, vai nel link che trovi qui sopra oppure vai nella descrizione del video dove trovi il link che ti porta a fare la preanalisi gratuita in modo da capire se la tua casa, se il tuo impianto è idoneo. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale YouTube e clicca sulla campana a fianco. Alla prossima!